Noi qui ad Arezzo, per esempio, abbiamo avuto Eugenio Calò, che è stato un partigiano ebreo, e Sadun, o Sadun come si dice, che era un ebreo senese, è venuto a combattere anche lui ad Arezzo. Eugenio Calò purtroppo ci ha lasciato la vita a San Polo. Eugenio Calò, comandante di origine ebraica della 23esima Brigata Garibaldi Pioborri di Arezzo, fuggito dai nazisti nell'eccidio di San Polo il 14 luglio 1944. Il suo contributo è quello di tutti i volontari di origine ebraica alle battaglie del Risorgimento, alla Grande Guerra e alla Resistenza, sempre nel nome di Giuseppe Garibaldi, ricordato nell'esposizione allestita nell'atrio d'onore del Palazzo della Provincia. Perché a queste persone gli va detto grazie, perché sono state fino ad ora sono state trascurate, ma hanno dato un contributo notevole anche in vite umane, prima di tutto per quello che era il Risorgimento con Garibaldi vestendo la camicia rossa, ma poi proseguendo anche verso la Prima Guerra Mondiale e soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale, dove erano perseguitati e che hanno dato un contributo notevole alle formazioni partigiane. La mostra dal titolo Ebrei in camicia rossa dal Risorgimento alla Resistenza rientra negli appuntamenti delle celebrazioni garibaldine 2023. È una mostra molto molto intelligente, si raccomandano fortemente gli istituti e i docenti a portare i loro ragazzi a leggerla, perché attraverso la ricostruzione di queste figure storiche di origine e di fede ebraica, ma che comunque sono italiani al 100%, non ce lo dimentichiamo, riscopriamo dei veri e propri eroi nostri che hanno compiuto imprese. È importante questo excursus perché fa capire che dal Risorgimento, arrivando all'Unità d'Italia, arrivando alla Prima Guerra Mondiale e poi appunto alla Resistenza, questa è stata una costante. Questo ci insegna che il popolo italiano è un popolo ricco, è un popolo di cultura, è un popolo che sicuramente deve le sue qualità alla fusione anche di tanti pensieri, e mi piace ricordare in queste occasioni il pensiero di Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, che diceva che gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori. Penso che oggi abbiamo reso omaggio anche a lui. La mostra, allestita per la prima volta 3 anni fa dal Museo Civico del Risorgimento di Bologna, sarà visitabile con orario 9:18 sino al prossimo 13 ottobre. Che noi chiederemo anche agli altri istituti delle province toscane di poterla ospitare, perché secondo noi è un bel messaggio di unità, di concordia, di uguaglianza, di fratellanza, e tutte parole che sono legate da un concetto unico che è abbinato alla natura dell'uomo, la libertà.